Ciao a tutti da Dario, anche oggi sono qui al Monaco High-End Show. Vi vado ad illustrare adesso alcuni nuovi prodotti di alcuni marchi che distribuiamo come audiogamma. Ciao! Già dalla sua apertura la fiera risulta affollata. Vediamo quanta gente gira nei padiglioni o è seduta anche a bersi un caffè e a discutere di affari. Presentiamo il primo marchio, Primair, svedese. Amplificatori, in questo caso vediamo la nuova scheda Wi-Fi e streaming da inserire sia nei pre che negli amplificatori integrati. Uno scorcio della linea, presentata sia in versione black che silver. E un particolare su un paio di prodotti. Come ogni azienda, anche Primair presenta la sua application per iPad e iPhone. Esoteric, marchio giapponese high-end, presentava due o tre prodotti, tra cui il nuovo D07X, un nuovo convertitore 24-192 kHz realizzato allo stato dell'arte come tutti i prodotti, della casa ovviamente, e soprattutto un nuovo CD Super Audio CD, in questo caso anche con un convertitore DA interno, quindi poter entrare in USB e far convertire a lui 24-192 sempre. Project non ha bisogno di presentazioni, marca austriaco ormai famoso sia per i giradischi che soprattutto ultimamente anche per le elettroniche box design. In questo caso vediamo una tavolata di giradischi immane, tra cui il nuovo Extension Classic in primo piano e dopodiché il nuovo Debut Carbon sulla destra, nelle varie varianti di colori, sono 7 nuovi colori. In questo caso vediamo l'Art One, un'edizione limitata realizzata con un art designer austriaco e ovviamente lo Studio 10, il nuovo riferimento a livello high-end. Parliamo di 10.000 euro per un giradischi. Come ho detto prima, vediamo anche le nuove elettroniche Box Design RS, tutte piccole elettroniche realizzate con componentistica a valvole, convertitori 24-192 sotto i 1.000 euro. In questo caso siamo già passati alla serie DS, diciamo la serie media di Project, e per ultima la nuova serie S, con un design ovviamente del pannello frontale rifinito in modo più elegante, in questo caso in versione nera. Project presenta per la prima volta le sue due cuffie on-ear, quindi praticamente da mettere sopra i padiglioni auricolari. Project One 49 euro e Project Two 99 euro. Copland, marchio danese, soprattutto in questo caso col CTA 405, il riferimento come amplificatori valvolari in una certa fascia di prezzo, altre soluzioni sempre della casa. CDA 825, lo vediamo in questo caso, un CD con caricamento dall'alto. Vediamo se riusciamo anche a spostare il platorello, ecco, vedete, viene posto il CD sopra e poi viene richiuso il platorello. Continuiamo con i prodotti, il retro sempre di un apparecchio Copland e per ultimo il CVA 506, 6 canali con valvole da questo effetto veramente bello. Lehmann è un'azienda tedesca leader nel campo degli stadi fono e degli amplificatori per cuffie, fornisce praticamente tutti gli studi di registrazioni tedeschi. E con questo è tutto, vi saluto, alla prossima dal Monaco High-End, ciao da Dario!